queste incisioni aumentava, appunto si è allargata l'area, ma si è creata proprio in modo attivo il parco regionale. Siamo nella zona della Media Valle Camonica, ai piedi della Lamella. Qui si trovano molti paesi arroccati a mezza costa sulle montagne, paesi che nascondono tesori di immenso valore storico ed artistico e gettano le loro radici nel Medioevo, nell'epoca romana e addirittura nella preistoria. Oggi abbiamo scelto di visitare Natro, la frazione più a nord del comune di Ceto. Posto ad un'altitudine di 421 metri sul livello del mare, Natro è considerato il centro abitato più antico del paese. La mattina arriviamo a Natro piuttosto presto e la prima impressione, nonostante le abitazioni ristrutturate, è quella di un borgo che ha saputo mantenere intatta l'atmosfera di calma e accoglienza tipica del passato. Le strade deserte si animano lentamente e qualche spaurito abitante si fa notare e ci accoglie. Con garbo poi, più o meno, ci avverte che stiamo invadendo il suo territorio. Ma dopo un consulto rapido con i vicini capiamo di aver trovato le guide che ci accompagneranno per il centro storico del paese. Del monastero di Tours in Francia avessero edificato una cappella dedicata ai loro santi protettori, San Gervasio e San Protasio. Dopo l'anno 1000 poi Natro divenne feudo di nobili famiglie bresciane e camone, quali Martinengo e Gaglione. E proprio del periodo medievale e rinascimentale rimane una forte presenza, sia nelle costruzioni private che in quelle pubbliche. A pochi chilometri dalla zona industriale, tra antiche abitazioni rurali, pietre vive e travi in legno, non solo sembra che il tempo si sia fermato, ma pare che si possa ritrovare quel tempo prezioso adatto ad incontrarsi, a crescere e ad invecchiare. Decise di sostare qui e ci ha lasciato così tante testimonianze che l'uomo d'oggi gli ha regalato un museo. ...1544 è la data posta sull'architrave del portone del museo. Varcata la soglia abbiamo uno strano sentore che ad ogni passo il tempo ci riporti un po' più indietro, forse proprio a quella data. Nella corte ci sono un forno e due focolari,
E di certo allora c'era anche un pentolone di acqua o di latte messo a bollire. Appeso alla facciata un lungo puntale ci dice che il pericolo di incendi era frequente. E l'unico modo per salvare la casa era isolare le parti non ancora intaccate dalle fiamme. Oggi gli antichi fienili hanno lasciato il posto alla parte espositiva del museo, mentre nelle cantine, nelle stalle e nei solai sono stati preparati ambienti utili alle attività didattiche. Chi ci accompagna ci offre un prezioso insegnamento. Il segreto per capire l'uomo del passato e allo stesso tempo noi stessi è osservare. Non smettere mai di osservare. All'aperto che si snoda sul versante sinistro della valle. Tramite pannelli, calchi e fotografie troviamo gli strumenti per navigare tra simboli più o meno misteriosi. Esistono dei temi comuni, come ad esempio la forma delle armi, presenti con continuità nelle varie epoche, e che ci aiutano a creare una cronologia e ad orientarci nei periodi di incisione, da 6.000 anni fa ad oggi. Una superficie può accogliere figure incise nel 3.000 avanti Cristo e allo stesso tempo figure di epoca medievale. Un vero e proprio libro di pietra sulle attività dell'uomo, che racconta il mondo agricolo, quello della caccia e il mondo dei guerrieri. Sergio Musati, che ci ha guidato fin d'ora, sa bene che alcuni messaggi lasciati dall'uomo preistorico non sono di immediata comprensione, soprattutto per la scarsità di reperti. Ma sa altrettanto bene che sia l'uomo del passato che l'uomo odierno hanno lo stesso codice comunicativo, ovvero dicono qualche cosa attraverso segni e forme. E allora è indispensabile tradurre quei segni che mutano nel tempo, osservando l'ambiente, ascoltando i suoni della natura e manipolando gli stessi materiali che l'uomo preistorico manipolava.